diciamo, non conforme o interpretabile la norma. Grazie, il collega Ricchetti, prego. Sì, grazie Presidente. Credo che ci sia un malinteso o un malletto, nel senso che adesso la normativa dice salvo diversa disposizione dello statuto, quindi se lo statuto non dice nulla, il simbolo si gestisce così. Se lei nell'emendamento dice se lo statuto non dice nulla, si fa quello che dice lo statuto, entriamo un po' in cortocircuito. Io consiglierei il ritiro di questo emendamento perché insiste su un punto nel quale serve a regolamentare l'utilizzo del simbolo laddove lo statuto non ci sia e non lo preveda. Il rimando allo statuto è ovviamente un cortocircuito della normativa. Grazie collega Richetti, non ci sono altri interventi, lo pongo in votazione. 2.56 Simonetti, dichiaro aperta la votazione. Vico, Latronico. Ci siamo? Sembra di sì. Dichiaro chiusa la votazione. 16 favorevoli, 315 contrari, la Camera respinge. Adesso passiamo alla votazione dell'articolo 2. Non ci sono interventi. Piepoli, ah, mi scusi, prego. Grazie Presidente. Prendo la parola a nome del gruppo Centro Democratico Democrazia Solidale per motivare il senso del nostro sistematico astenerci su questa disciplina, su questi due articoli. Mi pare giusto farlo perché altri si sono astenuti, ma noi sappiamo che le nostre ragioni sono profondamente, forse incompatibili con le ragioni degli altri. Vorrei dire con molta franchezza, e qui mi scuso se è una deformazione professionale, da un paio di anni c'è in Europa un dibattito tra i giuristi e in particolare quindi tra i costituzionalisti sul ricorso alla volontà del legislatore come criterio ermeneutico nell'interpretazione delle regole e delle leggi. E io mi sono interrogato che cosa significherà, cosa che noi abbiamo nell'articolo 12 delle preleggi quando parliamo di intenzione del legislatore, lo